I due nuovi POP che circoleranno già da oggi tra Pescara e Teramo, Pescara e Termoli e tra Pescara e Sulmona si aggiungono ai 5 jazz, ai 4 swing e ai 2 pop già consegnati, abbassando ulteriormente l'età media della flotta regionale da 21 a 12 anni. Jazz, swing, pop. Perché tanta musica? Perché già da alcuni anni sul trasporto regionale si cambia musica. Abbiamo avviato un importante processo di miglioramento della qualità del servizio e dell'offerta, identificabile anche con questi treni di nuova generazione. Quali sono le caratteristiche del POP? Il POP è un treno a trazione elettrica che accoglie a bordo circa 400 passeggeri, di cui oltre 200 seduti. È costruito con materiale riciclabile al 97% e presenta consumi energetici inferiori al 30% rispetto ai treni della passata generazione. È un treno green costruito con il 97% di materiali riciclabili e con consumi energetici inferiori del 30% rispetto ai treni della passata generazione. Presenta 12 posti bici a bordo, che è l'allestimento massimo per i POP a livello nazionale, posti per passeggini, 2 postazioni per i diversamente abili collocati in prossimità delle porte di salita della toilette, monitor di bordo di dimensioni doppie rispetto al passato per l'informazione al pubblico e 32 videocamere a circuito chiuso per aumentare la sicurezza dei passeggeri durante il viaggio. Quanti POP seguiranno questi due? Questi 2 POP rappresentano il completamento della fornitura prevista dall'attuale contratto di servizio stipulato nel 2016. Insieme a 5 treni jazz e a 4 treni swing a trazione diesel, portano a 13 i treni di ultima generazione che circolano sulla rete ferroviaria abruzzese. Ulteriori treni potranno essere messi in circolazione con la sottoscrizione del contratto di servizio in fase di negoziazione con la Regione Abruzzo. E ci sono dati confortanti per quanto riguarda il traffico ferroviario. Il traffico ferroviario è in ripresa dopo il calo registrato con la pandemia. Rispetto all'anno scorso abbiamo registrato a Pasqua un aumento del 150% dei passeggeri e il 25 aprile del 160%. Anche i recenti appuntamenti regionali come la festa dei Serpari a Cocullo ha visto una notevole affluenza di pubblico che ha preferito il treno all'auto privata. Abbiamo messo in circolazione treni straordinari che hanno registrato la presenza di 2.500 persone a bordo. Tra jazz, swing e pop, cosa preferisce? O ama tutta la musica e consiglia tutti i treni di Trenitalia? Amo tutta la musica perché questo è un vero concerto.